Bene, eccomi qui ancora una volta cari amici di Telegarda appassionati di dialetto. Oggi vi devo dire una bella cosa, annunciare una cosa importante. È nata finalmente ad Arco l'associazione culturale dialettale Giacomo Floriani. È un qualche cosa che stava così nascendo da, da qualche mese e finalmente è nata ufficialmente qualche tempo fa. C'è un direttivo, ci sono dei soci, c'è un presidente che, lo devo dire, è Livio Parisi, il ristoratore di Castelletto di Brenzone, che chi segue questa trasmissione si ricorderà, l'ho avuto ospite più volte, appassionato di Floriani, che tutti gli anni recita eh, quella bella poesia eh, La Madonina in occasione della benedizione delle, delle barche sul lago di Garda, lì allo Sperone. Quindi, è una bella cosa perché questa associazione ha il compito intanto di ricordare l'anno prossimo i 50 anni dalla morte di Giacomo Floriani, 1968-2018. Ma poi vuol fare delle cose importanti proprio per recuperare il dialetto, per suscitare interesse per il dialetto. Ma innanzitutto per ricordare Floriani, e questa è un'idea di Livio Parisi che coltiva da, da molto tempo quella di intitolare una via di Riva del Garda a Giacomo Floriani, special modo nella zona dell'Albola dove Floriani passava spesso e Livio Parisi lo vedeva, no? e la nonna diceva o la mamma diceva, ah, lei è un poeta, come dirla, sì. E quindi eh, Livio Parisi ha questa idea che ha, ci ha contagiato, insomma, no? veramente che, che arriva, manchi una via intitolata a Livio Parisi e a Livio Parisi, a, a Giacomo Floriani, è veramente un delitto. E quindi il primo nostro intendimento è quello di suscitare appunto un interesse da parte dell'amministrazione pubblica per questa idea, per questa appunto idea di, di Livio Parisi, del nostro presidente, del presidente dell'associazione culturale e dialettale Giacomo Floriani. Poi naturalmente vogliamo fare come associazione qualcos'altro. Sicuramente vogliamo coinvolgere qualche classe elementare, qualche maestra per portare in classe qualche verso, qualche poesia, non per insegnare il dialetto. Attenzione perché. Quando si vuole insegnare poi può essere anche pericoloso, ma almeno per suscitare un po' di interesse per il dialetto, perché attraverso il dialetto si può anche recuperare qualcosa della storia passata, qualcosa di interessante. Poi naturalmente si vuole probabilmente organizzare magari un concorso sempre all'interno delle scuole, specialmente scuole elementari, quindi scuole, scuola primaria. Poi naturalmente una cosa interessante è quella di organizzare dei filò, cioè delle chacerate in dialette e vediamo come impostarle. Si pensava di andare nei vari rioni, del, non solo di Arco, ma di Riva, del Basso Sarca, magari organizzare qualche filò presso qualche osteria, qualche bar, magari all'aperto anche quando la, la stagione è bella, quando la stagione è tiepida, il clima è favorevole. quindi l'associazione ha in mente di fare diverse cose, naturalmente con i mezzi e le capacità che ha, perché non siamo in tantissimi, però ecco, approfitto dell'occasione per dire che se c'è qualcuno interessato al dialetto che vuole partecipare, far parte di questa associazione, guardate che non c'è solo da pagare 10 euro di eh, appunto, tessera, poi basta. Eh. Ecco, se lo vuol fare basta telefonare qui eh, a Fabio Galas allo studio, e qui è la sede ufficiale, naturalmente adesso vediamo se magari all'area Ex Cattoi fanno questo po' di, di fabbricato, magari riusciamo a comprare uno stabile per la sede dell'associazione. Naturalmente scherzo, c'è cioè Fabio Galas che ha detto per bacco che ha, fatto un parisi, va fuori di testa. O magari qui all'Ex Villa San Pietro, quando restavano l'Ex Villa San Pietro, ma li troviamo un locale magari comperiamo eh, aprendo magari una, gioie, una gioielleria però la apriamo di notte naturalmente col piede di porco ma questo è scherzo naturalmente tanto per eh, eh, allietare un po' eh, chi ci guarda ecco quindi avete sentito questa è la, la notizia che vi volevo dare cioè è nata l'associazione culturale di la Italia Giacomo Floriani quindi chi vuol far parte fa, eh, si faccia sentire da Fabio Galas. Bene Oggi, per stare in tema di Giacomo Floriani, ho deciso di riproporvi ancora un florilegio dei versi di Floriani. Nel senso che adesso vi leggo alcuni, eh, appunto alcuni, alcune strofe, alcuni versi tratti dalle più belle poesie di Giacomo Floriani. Una cosa del genere l'ho fatta già tempo fa, anche perché mi serve per riproporre alcune cose ortografiche, grafiche, formali del dialetto, in particolar modo del dialetto di Floriani, mettendolo a confronto anche con, con il dialetto quello di Fox, perché voi sapete che Elio Fox ha scritto un vocabolario con tanto di grammatica e a volte Fox, la, il modo di scrivere di Fox, il modo di intendere la grafia di Fox e il modo di intendere la grafia di Floriani non sempre vanno d'accordo e quindi cercherò di farvelo notare. Partiamo con la Madonina. Enriva Lac, sui crossi desperom, fat con dosassi e in poca decalzina, gen capitel, condenton dinochom, che prega sempre il ciel, na Madonina. Ecco qua, vedete? L'AC, qui c'è il solito discorso, Floriani non mette l'AC, Fox dice che ci bisognerebbe mettere l'AC. Poi interessanti i crozzi, con la doppia Z, voi sapete la polemica sui raddoppiamenti, ci sono quelli che dicono che in dialetto non ci sono raddoppiamenti o pochissimi, altri invece che ci sono, specie con le S e le Z, ci devono essere i raddoppiamenti. Poi naturalmente gli accenti chiusi, desperom, con do sassi, proprio per evitare la confusione col verbo do. Naturalmente, gen capitel è caduta la E e quindi ci va l'apostrofo. Capitel ci mette, vedete, un bel accento aperto sulla E. E poi vedete che prega sempre in Cel. Floriani mette sempre l'accento chiuso sulla E di Cel, na Madonina. Vedete il na con l'apostrofo. Voi sapete che tanti non mettono l'apostrofo. Quell'apostrofo sta per dire che è caduta la lettera U, una madonina. Andiamo un'altra un poesia. La ca, cioè la casa, l'era, cioè la, le, l'aia, e l'ort. Quindi la ca, l'era e l'ort. Lontano passi l'arc na mezza spanda, che l'ort con la salata e i ravanei. E non de pezza dal capello in banda, che il pensa spaventare i pori osei. È bella questa qua. Intanto quel mezza vi faccio notare, vedete, mezza, non mezza, mezza, e quindi giustamente ci va una sola z. L'ort, vedete che Floriani ci mette un bel accento aperto, e adesso vi faccio notare questo nom, e qui Floriani segue, è sull'onda di quanto dice Fox. Perché vedete, mette apostrofo n, om. In effetti, nom sta per en om, quindi cade la e e quindi l'apostrofo va prima della n. In realtà tantissimi poeti, io direi la maggior parte, quando scrivono nom scrivono n apostrofo om. Poi de pezza, vedete, di nuovo le due z, dal capel, beh, chiaramente aperto, in banda, che il pensa che el pensa, quindi la e cade, due e, vedete, la e di che e la e di el, scontro, la seconda e cade, al suo posto va l'aposto. A spaventar i pori, eh, non pori, i pori le, i pori, quelli dell'orto, i pori, i poveri, osei, non osei, osei, quindi accento aperto sulla e. Andiamo alla nona. Su una poltrona a rental fogolare, con gaida la calza e la corona, lì che fa il al Alciar de Dostizzi che rumega, Menona. Eh, mi viene in mente eh, la, la cara amica Rita Pellegrini, che ho avuto ospite qui più volte, che aveva portato una sua poesia, appunto Menona. Ecco, qui è intitolata la nona, Rita l'ha intitolato Menona. Io non ce l'ho qua, ma... Se qualcuno ha avuto modo di sentirla, veramente Rita quando scrive ripercorre un po' il modo di scrivere di Giacomo Floriani. Del resto lui era, lei era stata premiata appunto da Giacomo Floriani. Ecco, mi piace farvi notare questo arent al fogolar, cioè vicino al fogolar, con en gaida, bello questo gaida, con l'accento tonico, non gaida, gaida, quindi accento tonico sulla la, cioè con in grembo, la calza e la corona. La falso pisolot, cioè è lì sonnacchiosa, alciar dei dostizi, tizzoni del fuoco, che rumega, cioè che brontola il fuoco quando è lì che brontola, me non. Ecco una cosa curiosa è che eh, Giacomo Floriani il me, aggettivo possessivo, me, lo accenta sempre. Eh? Mette l'accento naturalmente fonico chiuso, non me, proprio per distinguerlo dal me, pronome invece eh, personale la vendema. Quando l'agost fra l'oro e le farfalle el moriva content dei suoi sudori, menona con a sporta sulle spalle, con dentro gli ovi freschi per i siori, a costo di stracarsi e di sudar, la veniva invidarme a vendemar. Bella questa immagine del, della nonna che chiama il nipote dice Vieni ad aiutarci, a vendemmiare, ecco, vi faccio notare i classici accenti rivani: vedete, content accento chiuso, non content, e naturalmente gli ovi. Stavo per dire ovi, ma quelli di riva si sarebbero inalberati. Quindi mi raccomando, content per content e ovi per ovi, la differenziazione fra dialetto archese e dialetto rivano. La primavera. Il te sfodera al ciel la sua bandera ricamata de sol e de colori e fra un bordel de canti e de splendori torna la santa e cara primavera». Ecco, anche qui il te», un bel accento fonico chiuso, «sfodera», ecco, non «sfodera», «sfodera», quindi un accento bello chiuso, beh, «cel». Chiaramente accento chiuso, la so non so, la so bandera, ricamada de sol, ve l'ho già detto prima: sol, appunto ci mette sempre l'accento tonico, accento fonico chiuso, sol. Dico che non, siccome è sole già, già chiuso in italiano, non servirebbe, ma comunque andiamo avanti. Le castagne, la sera, non era l'ore che ciameva, la famea tutta intorno al fogolar. E dove al Calt la nonna la conteva le storie che ne feva andromenzare? È una domanda, no? Non erano loro le castagne. eh? Pensate un po', quando appunto richiamavano intorno alla nonna che raccontava le storie che ci facevano andromenzare, addormentare. Anche qua ci sono tantissimi accenti fonici, pensando un po' alla sera, no chiuso, erel, accento fonico, tonico, eh, mi raccomando. lore, non lore, lore, ciameva, chiuso, famea, chiuso, conteva, chiuso, le storie che ne, chiuso, feva, chiuso, eh, quindi vedete quanto uso fa degli accenti floriani. Ma non è finita perché le castagne, eh, attenzione, o gioventù. Adesso, alla mattina, Dan Pez non ne aspetta più le belle castagne. Adesso, la sera, in la cosina, non c'è nessuno che conta le storiele. Sono passati gli anni, i nonni sono scomparsi e con loro anche sono scomparse le storiele. Ecco, vi faccio notare quel Dan Pez, non Pez, che il Pez sarebbe la bete. Questo è un pezzo aperto da un pezzo, da tanto tempo. Ecco invece il Pu, vedete, non le aspetta Pu, che sarebbe per più. Floriani non lo accentra. Interessante questo. Andiamo adesso all'ultimo, eh, questi, questi bei versi di Floriani. La prima neve. Il tempo è brutto, è già passato, l'inverno è già passato. Comunque lo ricordiamo. Questa è l'immagine che per me. È la più bella di Floriani. Io ho questa, questo sentimento per questi versi qui. Boie sul fogolare... della me baita... in parole de castagne, che il tramanda bonodori de salvia e de montagne. Beh, per me, qui c'è tutto. Pensate, c'è il focolare mh? nella baita. Due aspetti importantissimi della vita di Floriani. Quindi Baita, focolare, e sul focolare c'è il paiolo, il parol, ecco vedete la O chiusa alla, alla rivana, un parol non di castagne, quindi altro elemento della montagna tanto amata da Floriani. E che fanno le castagne? Poteva finire lì, no? Che cuoce? No. Che il tramanda, cioè questo parol, che il tramanda, buon odori, pensate un po', buoni odori, però lui mette tutta una parola, di Salvia e De Montagne. Beh, ripeto, se io dovessi sintetizzare la lirica di Floriani, io direi sempre, lo vorrei sintetizzare con questi versi. e Li ripeto, scusate, mi sento proprio sgriso iso per la schiena, boie sul fogolar della Mebaita en parol de Castagne, che il tramanda Bonodori de Salvia e de Montagne. Bene. Ecco, io direi che a questo punto veramente con Floriani oggi ho finito, però vi concludo con il vocabolarietto. E sapete cosa ho pensato di fare? Di portare la vostra conoscenza, ma tanti lo sapranno già, alcuni termini che hanno a che fare con il marangom. Cioè il marangon è il falegname, no? Allora, il titolo di questo vocabolarietto è I ordegni del marangom. I ordegni sono gli strumenti, gli attrezzi gli attrezzi del falegname, gli ordegni del marangon, il ciodo, una o aperta, il chiodo, il cortel, beh, il coltello, l'ima, vedete qui c'è sia italiano che dialetto uguali, martel, il martello, mazzot, il mazzuolo, il morset, la piccola morsa, beh, il paraguide, il cacciavite, la piala, attenzione, con una L, è la pialla. Raspa, come lima, vedete, corrisponde. E scaiarol, arriva probabilmente direbbe scagliarol per stare in tema con Floriani, è, lo, è appunto la piccola pialla. Beh, scarpello è lo scalpello. Poi ci sono tutte le seghe di varie misure, no? La sega, il seghet, il segot, il segom. La sgolbia invece è la sgorbia. Squadra, altro termine vedete uguale. Qualcuno forse lo scrive con la C. Non penso, eh? Perché se lo scrive con la C allora c'è questa differenza. Beh, la tenaia è la tenaglia, il trapem, attenzione è un bel accento tonico sulla A per non dire trapem, trapem è il trapano, e poi c'è il troel che è il piccolo trapano. E questi sono i proverbi, anzi gli ordegni del Marangon, perché ho detto proverbi. Perché adesso concludo con alcuni proverbi, due per l'esattezza, anche se non, probabilmente non saremo in aprile quando andrà in visione questa puntata. Acqua de april, ogni gozzan barile de vim. Quindi vuol dire che quando se piove in aprile eh, vuol dire che ci sarà un buon raccolto. Quindi ogni goccia d'acqua in aprile significa un barile di vino. Despes, quel che rende in servizio, il ciapa a peaden del cul, scusate la terminologia qua un po' di basso livello, però questo è il detto. Despes, quel che rende in servizio, il ciapa a peaden del cul. Vi faccio notare, mi raccomando, gli apostrofi che renden servizio, il ven del, cadono le vocali proprio perché c'è lo scontro fra vocali, quindi c'è la cosiddetta elisione. Spesso colui che fa un piacere viene mal ripagato, cioè viene preso a pedate nel, in, quella, in quel posto lì. E quindi, con questa terminologia un po' d'austeria di basso livello, con tutto il rispetto per le osterie, vi ringrazio per l'attenzione. Naturalmente, vi aspetto sempre interessati. Alla prossima puntata. E vi ricordo che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Grazie e ciao a tutti!